era il nearest neighbor, scusate, era lo union bound, e lo scrivo qui. Quindi qui voglio fare una sintesi di quello che abbiamo detto finora. M uguale 2, icone uguale Q di T su 2 sigma. M maggiore o uguale 4, probabilità di errore sul simbolo minore o uguale di M meno 1 Q di min su 2 sigma. Questo è lo union bound UB. E l'unica cosa che si può fare una maggiorazione meno lasca di questa? La risposta è sì. Nearest neighbor union bound. E lo scriverò qui, nearest neighbor union bound. Per ottenere una maggiorazione meno lasca, ripercorriamo i passaggi che abbiamo fatto per arrivare allo union bound e fermiamoci un po' prima. Abbiamo detto che la probabilità di errore sul simbolo era uguale alla sommatoria per i che va da 1 a m, y con i, probabilità a priori, del diesimo simbolo, probabilità dell'unione su j che va da 1 a m, j diverso da i, dell'evento r meno s con j più b minore di r meno s con i, dato che ho trasmesso s con i. E abbiamo maggiorato questa probabilità dell'unione con la somma delle probabilità. Ora il punto è che forse lì ci sono un po' troppi eventi, si potrebbe fare qualcosa di meglio, e per farvelo ve lo faccio capire con, e per arrivare a capire qual è il meglio che possiamo, qualcosa di meglio che possiamo fare, vi faccio un esempio. Lì non c'è scritto nulla, ho rifatto lo stesso passaggio di prima, ok? L'ho riscritto per comodità. Allora, supponete vi trovate in questa situazione, in cui qui avete s con 2, qui c'è s con 1, qui c'è s con 3, qui c'è S con 4, qui c'è S con 5, questo è S con 6 e così via. Ok, ho disegnato 6 possibili simboli.
qualcosa del genere. In realtà non ci interessa sapere esattamente cosa ho fatto in regione di decisione, a me interessa soltanto farvi vedere un'altra cosa. Ce ne sono tanti, questi arrivati. Supponete che arriviamo a essere con 8 o anche più, sopra, sotto, a destra. E supponete che andiamo a guardare quella, il caso I uguale 1. E lo scrivo qui sotto. Quindi qui abbiamo l'evento unione per J che va, I uguale 1 vado a analizzare, ok? Unione per J che va da 2, a questo punto M, di R meno S con J, minore o uguale di R meno S con I. Questo è l'evento che sto caratterizzando. Vi trovate? E ho detto che con lo union bound questo è minore o uguale della... Lo diciamo dopo. Ora, che vuol dire unione su J che va a 2m di R meno S con J minore di R meno S con I? E I fa 1, per esempio. Significa dire semplicemente che il segnale ricevuto è più vicino a S con J, con J diverso da 1, di quanto non sia vicino a S con 1. Quindi vuol dire che R sta da qualsiasi parte, tranne che in omega con 1. R che sta qui mi va bene perché in questo caso è più vicino a S con 2 che non a S con 1. R che sta qui mi va bene perché in questo caso è più vicino a S con 3 che non a S con 1. Qui pure mi sta bene perché è vicino a S con 4 e non, che non a S con 1. Anche qui, qualsiasi punto al di fuori di omega con 1 mi va bene perché sta in quell'unione. Quindi quell'unione di eventi che descrive l'evento errore significa che stai al di fuori della regione di decisione omega con 1. Vedete, questo è come dire R non appartiene a omega con 1, anzi, è proprio questo. L'abbiamo scritto in quella maniera soltanto per comodità, perché poi dopo dobbiamo fare quel bound e maggiorarlo con la Q della distanza suddivisa su due simboli. Ma è questo l'evento. Quindi stiamo semplicemente calcolando la probabilità di non stare dentro omega con 1. Non dovrei fare molta fatica a convincerti che questo evento qua è anche uguale alla unione dei seguenti eventi. Somma per J che va da 2 a 4 di R meno S con J minore o uguale di R meno S con 1. E ve lo faccio vedere in due maniere differenti. Ho già scritto la stessa cosa e mi sono fermato a 4. Per vederlo basta capire come è fatto quella unione di eventi. In particolare, quell'unione è fatta dagli eventi R meno S con 2 più vicino di R meno, più piccolo di R meno S con 1. Che vuol dire? Che il segnale è più vicino a S con 2 di quanto non sia, non lo sia S con 1. Quindi vuol dire che sto prendendo questo semipiano di sopra, tutto quello che sta sopra. Qualsiasi punto che sta di sopra di questa linea retta, che va da meno infinito a più infinito, ti dice che sei più vicino a S con 2 di quanto non tu non lo sia S con 1. Va bene? E avete preso questo semipiano. Poi c'è l'evento R più vicino a S con 3 di quanto non lo sia S con 1. E allora vuol dire che stai prendendo questa retta qui e stai prendendo tutto il semipiano di sopra, più vicino a S con 3 di quanto non lo sia S con 1, ok? E quindi fate l'unione di questo semipiano di sopra più questo qua di in alto. Poi ci sta l'unione, l'evento R è più vicino a S con 4 che non a S con 1. E allora prendete quest'altra retta qui che divide S1 e S con 4 e state prendendo il semipiano di sotto. Ora, una volta che avete unito
questo qui, più vicino al second 2, che non è second 1. Questo qui, più vicino al second 3, che non è second 1. E poi questo qui, più vicino al second 4, che non è second 1. Mi sembra che avete già descritto l'evento non sto in nome che con 1. Inutile andarci a mettere dentro anche quest'altro semidiano qui. Ce l'ho già messo. Ma d'altra parte era ovvio, perché se lo potrei anche capire dicendolo a parole. Unione, unione, unione dell'evento R più vicino a second 5 che non è second 1. Ma questo già ce l'hai messo, perché se R è più vicino al second 5 di second 1, allora è anche più vicino al second 3 che non è second 1, quindi l'hai già messo prima. Perché sta qui vuol dire già, lo vedete, sta qui è più vicino al second 3 che al second 1, quindi già l'hai considerato prima. Allora il punto che voglio farvi capire è che quell'unione lì, forse ci ho messo, è corretto, perché è un'unione, tu puoi metterci quello che vuoi, tanto non è che aumenta l'insieme. Ma quando poi vado a fare minore della somma delle probabilità, forse se tu fai quell'unione con un minor numero di insiemi, la maggiorazione sarà meno lasca, perché fai minore uguale della somma di un minor numero di probabilità. Questo unione qua, in realtà, se ci fate caso, generalizzando, è l'unione su J, appartenente a un opportuno insieme che vi definisco adesso, degli eventi R più vicino a S con J che non S con I. Il nostro caso è R con 1, S con 1. Chi è questo N calligrafico con I? Che quando gli fa 1 si chiama N con 1. È l'insieme degli indici 2, 3 e 4. Ok? Cioè là ci devi mettere soltanto quegli indici là, 2, 3 e 4. Ma chi sono questi 2, 3 e 4? Perché in questo esempio ho capito che sono questi 2, 3 e 4. Ma qual è il criterio con cui ci devo mettere 2, 3 e 4 e non qualche altra cosa? Confinanti. I 2, 3 e 4 sono esattamente i vicini, infatti si chiama nearest neighbor, del segnale S con 1. Qua ci devo mettere soltanto i vicini di S con 1. Se I uguale 1, se io ho un generico I, ci devo mettere i vicini o i confinanti di I. Quindi, proseguendo quella catena, questa qui è uguale alla probabilità dell'unione di J appartenente ai vicini di I dell'evento R meno S con J norma quadro minore uguale di R meno S con I norma quadro dato S con I. E ora faccio lo yin and bang. E quindi dico che quella probabilità dell'unione è minore uguale della somma delle probabilità. E da qui in poi è tutto uguale a T. Quindi proseguo un po' più veloce, ma i calcoli sono gli stessi. Quindi somma su I che va da 1 a M, Y con I,
somma dei vicini di della probabilità che R sia più vicino a S con J e no, che non a S con I, dato che ho trasmesso S con I, ma questa probabilità si chiama Q di D con IJ su 2 sigma, che posso maggiorare con Q di min su 2 sigma, e allora questa diventa uguale Q di min su 2 sigma somma su I che va da 1 a m di Y con I, per sto sommando su degli indici j una quantità costante, la costante va 1, quindi se sommo sugli indici j 1, cioè sto contando gli elementi dell'insieme n con i. Sommo, costante va fuori la sommatoria, quindi sommatoria di uni, quindi conto 1 ogni volta che j scorre gli elementi di n con i. Sto contando gli elementi di n con i. Quanti sono? Sommatoria su j appartenente a n con i di 1 si chiama numero di elementi di n con i, o se preferite cardinalità di n con i. Cioè insomma il numero di vicini di n con i di D. Questo è il numero di vicini di I. Questa è la media del numero di vicini di I. Quindi fatemi chiamare questo oggetto qua numero medio di vicini. E quindi questo è n medio per Q di min su 2 sigma. Nearest neighbor union bound. Quindi invece di metterci qua tutti i possibili segnali, escluso il corrente, che sono m-1, come lo union bound, ci metto soltanto i vicini, che sono di meno, si spera, dipende dalla costruzione. E quindi ottengo il numero medio di vicini. E me lo vado a scrivere qui, nearest neighbor union bound, n medio, q di min su 2 sigma. Professore, scusi, perché diventa un numero medio? Cioè, non sarebbe un numero medio se dividessi per il numero di simboli? Ho fatto la media perché ho moltiplicato per la probabilità e ho sommato su tutti i valori i. Se lei vuole dividere il numero di simboli è come se lei stesse dicendo che pi con i fa 1 su m. Faccio la somma e divido per m, ma è un caso particolare di media, già quando la probabilità è uniforme. Non è detto che sia uniforme. È già, ok, già incluso in pi con i. Pi con i è proprio la probabilità a priori. Se lei ci mette uniforme, questo diventa 1 su m e fa la somma diviso m, che è la media aritmetica, che corrisponde alla media statistica perché è uniforme. E ora che mi è venuta in mente anche altra cosa, che avrei potuto anche darvi una minorazione, cioè un lower bound, perché se Q di D con IJ su 2 sigma è la probabilità di scambiare I con J e avete tanti segnali,
Allora, se ci rimetto tutti, avete n-1 Q di min. Se ci metto solo vicini, avete n medio Q di min su 2 sigma. Ma che succede se ne prendo uno solo? Allora avete soltanto una proprietà di scambiare uno con, segnale 1 col 2, oppure il 3 col 4, o il 5 col 6. Questo è sicuramente un lower bound della proprietà dell'errore, perché la proprietà dell'errore è sicuramente più grande di quella di scambiare i due fra di loro. Quindi qua se ci metto Q di min su 2 sigma, ottengo un lower bound. Prima di fare un esercizio su questo, voglio introdurre anche un'altra cosa, che non è una maggiorazione ma è una approssimazione, e si chiama nearest neighbor approximation. Metto qua sotto, che dà un'approssimazione alla probabilità di errore sul simbolo quando vengono soddisfatte alcune ipotesi. In particolare, se la costellazione è fra virgolette regolare, dove per regolare intendo che ogni segnale ha un certo numero di vicini a distanza di min, e se comunque Q di min su 2 sigma è molto minore di 1, quindi stiamo in elevati rapporti segnale di rumore, cioè in basse probabilità di errore, allora vale quest'altra approssimazione che si chiama nearest neighbor approximation. Capire da qua, da questo passaggio qui. Questo era, qui c'è un uguale, non c'è un uguale, scusate, minore uguale, quindi qua c'è un minore uguale. La nearest neighbor approximation si ottiene, eh sì, perché ho minorato, ho maggiorato la Q di D con il G su 2 sigma con Q di min su 2 sigma, maggiorato qui, quindi qua c'è minore qua. Se io qui, cosa sto facendo? In quelle ipotesi là sopra, se vale la 1 e la 2, che vuol dire? Che per ogni I ci sono un certo numero di vicini, quindi qua dentro, dentro N con I, c'è un certo numero di indici corrispondenti a una distanza di min. Quindi qua dentro c'è almeno un Q di min, almeno uno, perché ogni segnale ha un vicino a distanza di min più altre cose. Ipotesi 1. Allora questo sommatore sarà una Q a di min più altre Q, magari a di min perché non era una, non è più di uno, più di uno, più altre Q a distanze maggiori di min. Ok? La nearest neighbor approximation ti dice scarta quelle a distanza maggiore di min e tieni soltanto quella a distanza di min. Perché? Perché se Q di min su 2 sigma è molto minore di 1, dice meno 5, Q di una distanza più grande di min, anche una virgola più grande, magari 1,5 volte più grande, avete visto la Q come fa? Piomba a zero velocissimamente.
questo è a dimin fa 10 meno 5, a dimin per 1,5 fa la 10 meno 10. La potete trascurare rispetto a 10 meno 5. La buttate via. Allora qui fate soltanto la sommatoria dei vicini, non tutti quanti vicini, ma solo quelli a distanza di min. Allora qui ci sarà la media, non di tutti i vicini, ma solo dei vicini a distanza di min. Nearest neighbor approximation è circa uguale al numero medio di vicini a distanza di min. Fateci mettere qua di min. Questo qui è il numero medio di vicini a distanza di min. Q di dimin sotto sigma. Insomma, io sto considerando soltanto i vicini più vicini, che sono quelli più pericolosi, perché è più facile sbagliare fra un segnale e un suo vicino a distanza piccola che non con un segnale e un altro suo vicino a distanza non così piccola. E allora lo scrivo qui. N medio a distanza di min, Q di min su 2 sigma. E mi sono scritto di là tutti quanti i casi possibili. O meglio, i due bound più facili più un'approssimazione che può essere utile. Ora facciamo un esercizio, però voglio tenermi da parte quest'ultima equazione qua a cui siamo arrivati e me la scrivo qui perché la voglio considerare dopo. Quella in cui l'approssimazione in cui non mi tengo solo il vicino a distanza di min, ma mi tengo tutti i vicini. E quindi è sommatoria su i che va da 1 a m, pi greco con i, somma su J appartenente al set di vicini di I, di Q di D con I J su 2 sigma. Quindi prima di fare minore o uguale Q di min. La metto da parte. Questa è addirittura ancora meglio della nearest neighbor approximation, perché sto approssimando questa proprietà di errore mettendoci soltanto le Q di tutti i vicini. Lì invece approssimo la proprietà di errore mettendoci soltanto la Q dei vicini più vicini, solo quella di distanza di min, poi invece ce ne metto tutti, quindi quella è più precisa. Ok, messo sulla lavagna dietro le cose che ci possono servire per l'esercizio che segue, facciamo l'esercizio, se non avete domande. Una domanda. Prego. Ma se io utilizzo una modulazione, diciamo, equispaziata, dove ho tutti i segnali a distanza uguale, ho qualche guadagno in termini di prestazioni sull'errore? Mi fa un esempio di costellazione in cui tutti i segnali sono alla stessa distanza. È come quella che ho fatto lei prima, dove erano tutti... Non sono tutti alla stessa distanza, perché... Ti lo prendi quelli sui vertici. La normale è maggiore della distanza. Vede? I vicini sono tutti alla stessa distanza. Questa è una costellazione molto regolare. Qui la nearest neighbor approximation è precisissima. Però questo è a distanza di min, ma questi due non sono a distanza di min, questo è al doppio di min, al triplo, quindi non tutti i segnali sono alla stessa distanza l'uno dall'altro. Però un segnale ha x vicini, sempre x vicini, tutti uguali alla stessa distanza. E qui la nearest neighbor approximation sarà precisissima, perché ricade proprio nell'ipotesi che abbiamo utilizzato, cioè costellazione regolare in cui ogni segnale ha lo stesso numero, un numero di vicini a distanza di min, un certo numero di vicini a distanza di min, se la probabilità di errore di scambiare un simbolo con l'altro, che si chiama tra l'altro pairwise error probability, probabilità di errore a coppie, pairwise, quindi a coppie, PEP, ti scrivo, pairwise error probability, è
molto piccola, allora la nearest neighbor approximation è molto tight, cioè molto precisa. Quindi nel caso che ha detto lei di costellazione regolare è proprio il caso in cui la nearest neighbor approximation va benissimo. Grazie. Professore, ma non ha un'energia diversa e disposti a griglia? Certo, quelli più, se lei li mette così, i segnali più vicini all'origine hanno una lunghezza del vettore più piccola, ma la lunghezza del vettore è la radice della norma quadro, e la norma quadro è l'energia. Quindi più vicini sono i segnali all'origine, meno energia hanno. Più sono contento, perché sto utilizzando meno energia per mandare quel segnale. Io lo ovviamente più vicino possibile all'energia, ma al zero, così sono energie minore, ma se li metto troppo vicini a zero, sono tutti impacchettati fra di loro e la probabilità di errore sarà grande. Sono bisogni contrastanti che dovremo bilanciare. Sarebbe perfetta poi se riuscisse addirittura a garantire che ogni simbolo ha lo stesso numero di vicini? Dipende, nel senso che esistono costellazioni che garantiscono questo. Ad esempio l'FSK. Immaginate che sono ortogonali e purtroppo posso disegnarvi soltanto il caso di 3, perché a 3 riesco a fare il disegno in 3D, anche se 3 poi non è una potenza di 2. Noi abbiamo detto m uguale 2 e poi m uguale 4, 8 e così via. M uguale 3, immaginatelo in 4D. Metto S con 1 qua, S con 2 qui ed S con 3 qui. Tutti sono alla stessa distanza, perché questo è D, questo è D e questo è D. Ho tre possibili distanze e sono tutte uguali tra di loro. Sono tutti equidistanti. Però sono vicini tra di loro, perché li ho messi di qua. Se li avessi allargati sarebbero stati più lontani e sarebbe stato ancora meglio. Quindi sono pro e contro. Però questa è una modulazione ortogonale, cioè avrà altri vantaggi. Non so se c'è tempo di... 42, possiamo ancora svolgere questo esercizio prima della pausa. Allora, l'esercizio è questo qui. Abbiamo la seguente costellazione dei segnali. Uno qua e uno qua, questo è di mezzi, questo è meno di mezzi, uno qui e uno qui, questo è di uno qui e uno qui, questo è 0, questo è meno di un altro qui e un altro qui. Questo è 3 mezzi D meno 3 mezzi D. Ok? E i segnali si chiamano, che vi devo dire? S con 1, S con 2, spero non sia troppo confusionale il disegno, S con 3, S con 4, S con 5, S con 6, S con 7, S con 8. Ok? Come potete facilmente vedere, la distanza minima è proprio D, perché tutti, questa è D, che è uguale a questa, vedi, meno di mezzo è D, questa poi è D, 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 D e così via. E D su 2 sigma è uguale a 4. Va bene? La domanda è, anzi, la domanda è calcolare tutte queste bound e approssimazioni qui. Rifaccio il disegno qui, così è un po' più chiaro, perché in quella maniera non è molto chiaro, perché ci ho messo anche gli assi cartesiani e quindi è un po' confusionario. Ecco la costellazione, è la stessa che ho disegnato lì.
è piuttosto regolare. La distanza fra due pallini, quindi fra due segnali vicini fra di loro, è D. E prima di andare a calcolare tutte le possibili maggiorazioni e minorazioni, siccome lì dovrò calcolare nella nearest neighbor union bound e non una media di vicini, devo calcolare i vicini di ogni segnale, ma per calcolare i vicini di ogni segnale devo disegnare le regioni di decisione, perché un vicino al segnale S con 1 sono tutti segnali S con J, la cui regione di decisione omega con J è confinante alla regione di decisione omega con 1. Cioè, due segnali si dicono vicini se le loro regioni di decisione sono adiacenti, altrimenti non si dicono vicini. Quindi mi servono le regioni di decisione. Quindi, come prima cosa, disegnerò le regioni di decisione per quella costellazione. E poi quella costellazione la cancello perché è un po' confusionario. Come si disegna una regione di decisione? Prendo una coppia di segnali e traccio una bella linea che passa a metà strada fra i loro due. Quindi, la linea che congiunge due segnali, la divido a metà e ci faccio passare a metà una linea ortogonale. Quindi qui questi due sono separati da questa, questi due sotto da questa, questi due qui da questa, questi due qui da questa, sopra e sotto da questa qui, questi due da questa, questi due da questa, questi due da questa, questi due da questa, e poi questi due stanno separati da questa linea che sta a 45 gradi, questi due da questa linea a 45 gradi perché questo sta a D, questo e questo sono distanti D, questo e questo sono distanti D, loro due stanno a 45 gradi chiaramente, questa, questa. A passo che chiaramente mi sembra che ho capito come funzionano le cose, proseguo prolungo le linee e quindi ecco le regioni di decisione. E le distanze sono D fra quelli vicini, molto vicini, e questo qui è chiaramente radice due volte, perché se questo è D e questo è D, questa è la diagonale al quadrato, quindi è radice due volte D. Sì. E questo è D, e questo è D, questa è la diagonale, quindi è radice due volte D. Ecco le otto regioni di decisione. Vado a cancellare questo disegno qui, calcoliamo quelle quantità. Prima cosa, nearest neighbor union bound, scusate, union bound, il più lasco di tutti. Probabilità di avere sul simbolo è minore o uguale di n-1, n fa 8 perché c'ho 8 simboli, quindi 7. Qd di min su 2 sigma. Di min fa D, D su 2 sigma, che fa 4, quindi 7 volte Q in 4. Prendete l'approssimazione upper bound e lower bound della funzione Q, la valutate in 4, vi fate la media fra due valori ottenuti, ma tanto saranno molto vicini fra di loro, prendete quello come valore della Q. Io l'ho già fatto e Q in 4 fa più o meno 7.317 per 10 a meno 5, per cui abbiamo 2,2 per 10 a meno 4. Ecco la probabilità di errore di questa costellazione, o meglio, ecco un upper bound alla probabilità di errore di questa costellazione. Immediato, perché questo è la union bound, quindi è molto semplice, ma sarà anche un po' troppo lasco. Andiamo allora a calcolare il nearest neighbor union bound. Il nearest neighbor union bound è il numero medio di vicini per Q di D su 2 sigma. Per cui ci serve il numero medio di vicini.
per calcolare il numero medio di vicini mi serve la prior sui simboli trasmessi. Il quesito non ce la dà, la prendiamo di forma. Ok? Se invece l'avesse data, perché magari un simbolo è più probabile dell'altro, allora seguiamo la prior, la probabilità a priori che ci dà il testo dell'esercizio. Se no, la prendiamo di forma. Allora, se è uniforme è molto facile, perché io vedo che ci sono tre tipi di segnali. Questi qua sopra, 1 e 2, che sono simili tra loro e hanno 1, 2 e 3 vicini. Quindi due segnali sono totali di 8, cioè un quarto di loro. Ha quanti vicini? 1, 2 e 3. Un quarto di loro, tre vicini, più. Poi ci sono questi altri quattro segnali ai lati, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Che in realtà sono uguali ai precedenti. E allora diciamo che non ci sono tre tipi di segnali, ma ci sono due tipi di segnali. Quelli all'esterno, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 su 8, che hanno 1, 2 e 3 vicini, oppure 1, 2 e sempre 3 vicini. Quindi 6 su 8, cioè 3 quarti, hanno 3 vicini. E poi ci sono i simboli centrali, i segnali centrali, che sono soltanto 2 su 8, che hanno 1, 2, 3 e 4 vicini. Quindi un quarto hanno quattro vicini. Vi faccio notare che questo qui ha 1, 2, 3 e 4 vicini. Questo qui non ha questo come vicino, perché le due regioni di scissione non sono adiacenti, si toccano in un punto. Io li considero vicini soltanto se le due regioni di scissione, in questo caso sto nel piano, e allora sono adiacenti, quindi si toccano, sono insieme a dimensionalità 1, una linea, un segmento. Se sto in uno spazio q-dimensionale, due regioni di scissione si dicono vicine, se si toccano, sono insieme a dimensionalità q-1. Questi due si toccano, sono insieme a dimensionalità 0, perché è un punto. Mi muovo nel piano, dimensionalità 2, non sono vicini. Questi due si toccano, sono insieme su un segmento, e quindi a dimensionalità 1, sto nel piano, a dimensionalità 2, ok, un vicino. E va bene, questa è la media fra 3 e 4, però è più vicino a 3 di quando non sia 4, perché con probabilità 3 quarti ho 3 vicini, con probabilità 1 quarto ho 4 vicini, quindi ho 3 per 3 fa 9 e 4, 13 quarti. 13 quarti Q in 4, che fa, anche questo ho già calcolato, 10 meno 4, che come vedete è più preciso, è più piccolo dell'ordine unbound, quindi è più tight dell'ordine unbound, più stretto, meno lasco. Nearest neighbor approximation. La posso utilizzare? Sì, perché ogni segnale ha un certo numero di vicini a distanza di min. Questo ce n'ho uno. Questi ai bordi ce n'hanno uno e due. Questi al centro ce n'hanno quattro. Qui tutti i segnali hanno un certo numero di vicini a distanza di min. Prima ipotesi soddisfatta. Seconda ipotesi. La pairwise error probability, o meglio, questo numero qua, Q di min su 2 sigma, è molto meno di 1. 3 per 10 meno 5 mi sembra molto meno di 1. Anche la seconda ipotesi soddisfatta, la posso utilizzare. E allora, mi calcolo il numero medio di vicini a distanza di min, lo moltiplico per Q di D su 2 sigma,
e ottengo un'approssimazione. Quello di sopra, qui mi sono dimenticato il soggetto della frase, che era probabilità di errore sul simbolo minore di, e qui anche ho dimenticato il soggetto della frase, che è probabilità di errore sul simbolo circa uguale a. Quindi si tratta semplicemente di calcolare il numero medio di vicini a distanza di min. E facciamolo. Il calcolo è immediato perché stavolta sì, ci sono tre tipi di segnali. Quelli in alto e in basso, che sono soltanto 2 su 8, quindi un quarto dei segnali, che hanno solo un vicino a distanza di min, questo qua, perché questo qua è maggiore, è radice 2 volte di min, e questo qua è maggiore, è radice 2 volte di min, quindi è soltanto uno a distanza di min, questo qui, e quest'altro c'è questo qui a distanza di min, quindi un quarto dei segnali c'ha un vicino a distanza di min. Poi i quattro segnali ai lati, 2 a destra e 2 a sinistra, quindi un totale di 4 su 8, la metà. Quindi la metà dei segnali hanno 1 e 2, vicini a distanza di min, perché il terzo è radice 2 volte di min, troppo grande. 2, vicini a distanza di min. E infine i due centrali, che sono 2 su un totale di 8, cioè un quarto, che hanno 1, 2, 3 e 4, tutti vicini sulla distanza di min, come prima. 4 per un quarto fa 1, più 2 per un mezzo fa 1, 2, 2 più un quarto, che sono 9 quarti. Per Q in 4, che è sempre 3, 17, 13 meno 5, e questo fa 7.1 per 10 meno 5. È più piccolo del precedente perché questo è un bound, mentre questa è un'approssimazione. Fatemi finire l'esercizio, che in realtà è piuttosto breve, e poi faccio una pausa. Voglio riportare soltanto questo qui, che è un bound ancora più tight del precedente. In cui teniamo conto di tutti quanti i possibili vicini, non solo quelli di distanza di min. Vediamo che cosa esce fuori. Fatelo chiamare tight bound. Era minore uguale, se non sbaglio qui ho messo un'approssimazione, ma sarà poi, vedremo l'approssimazione, ma qui è minore uguale. Perché se non ricordo male, in tutte le catene che abbiamo fatto non c'è nessun passaggio tra un minore e quattro. Allora, qui che dobbiamo fare? Somma per i che vado da m e pi che con i, un ottavo. Ok? Perché è uniforme, direi. Cominciamo per tutti i segnali. Allora, ci sta questo segnale qua, S con 1, e questo segnale qua che sono, si comporta alla stessa maniera. Quindi in quella sommatoria di somma su i di pi che con i, somma su i di un ottavo, S con 1 è questo, ed S con 8 avranno lo stesso
numero di decini con lo stesso QD, quindi ne riporto uno solo, due volte, e sto considerando questo segnale qua e questo segnale qua, perché questo dico due volte, va bene? Due volte cosa? E beh, devo sommare sui suoi vicini questo, questo e questo Q di distanza su due sigma. È facile. Questo vicino qua c'ha Q di D su due sigma. E poi ce ne sono altri due, questo e questo, che hanno distanza rece due volte. Quindi 2 Q di radice 2 volte D su 2 sigma. Ok? Ho preso questo segnale, ho detto somma delle distanze con i vicini, Q di radice 2 più Q di D più Q di radice 2D. E quindi sono due volte Q di radice 2D più una sola volta Q di D per questo segnale qua. E la stessa cosa per questo segnale qua sotto. E allora due volte tutto quanto. Anche due ottavi, due, oppure del buon ottavo. Un ottavo è Y con I, la probabilità a priori, che se si chiama un ottavo la porto fuori perché è uniforme. Ok? Quindi un ottavo sommatore di. Sono due quelli che... Prego? Non sono due quelli che fai, quelli le... i possibili segnali che hanno quella forma lì di errore. Sì, ma questo non è il numero dei segnali, questa qua è la probabilità a priori, cioè la probabilità di un segnale. E se i segnali sono improbabili, tutti hanno probabilità un ottavo. Ok? Quindi questo si chiama un ottavo. E la porto fuori. E poi sommo su i e comincio dal primo, i uguale 1. Anzi, metto assieme i uguale 1, che è quello in alto, e i uguale 8, che è l'ultimo. Due volte. Ok, quindi lo metto dentro quanti segnali sono che fanno nulla. Dovrei fare questo sommatorio, dovrei fare. Ho preso prima S, quello in alto si chiama S con 1, quello in basso si chiama S con 8. Okay. Allora devo scrivere questa volta, questa cosa qua, più altre cose, più alla fine, più la stessa cosa iniziale quando vado a segnare S con 8. Ah. Il gruppo di 30 assieme, senza perdere tempo. Ok, grazie. Ok? Poi ci sono questi altri segnali intermedi che sono, come era, 1, poi 2, 4, 5 e 7. Quindi questo, questo, questo e questo, che sono 4, che hanno tutti lo stesso comportamento, quindi 4 volte. E questi 4 che hanno? E questi hanno esattamente il contrario, perché hanno un vicino a distanza radice 2 volte di min e due vicini a distanza di min. Lo vedete? 1 e 2 a distanza di min. Quindi due volte Q di D su 2 sigma più una volta Q di radice 2 volte D su 2 sigma. Quindi esattamente come il primo caso, ma invece di avere 1 a distanza di min e 2 a radice 2 volte di min, hanno 2 a distanza di min e 1 a radice 2 volte di min. E poi rimangono i due centrali. Questo e questo. Che hanno soltanto vicini a distanza di min. E sono 1, 2, 3 e 4. Ok? Segue il conto di sotto. E che cosa ho? Contiamo soltanto quelli a distanza di min, sono 2 più 8, siamo a 10, più 8, 18. 18 diviso 8, quindi 9 quarti. Q di D su 2 sigma, 4.
e poi conto quelli a distanza della radice due volte questo numero, che sono 2 per 2 fa 4, più 4 fa 8, 8 su 18. Quindi è 8, quindi 4 su 9. Ma prima quanto erano? 8 su 8, 8 su 8. C'è un ottavo davanti. Ah, giusto, un ottavo. Quindi 8 su 8, quindi fa 1. Una sola volta. Q di 4 radice 2. Radice 2 volte quello di prima. Badate, 9 quarti Q in 4 l'abbiamo già calcolato. È il nearest neighbor approximation. Ma è ovvio, abbiamo calcolato in proprio in quella maniera, tenendo soltanto quelli a distanza di 1000, buttando gli altri. Sì. In realtà un bound più tight si ottiene aggiungendoci questo qui. Ma quanto fa questo qui? Bene, Q in 4 abbiamo detto che fa 3,17 per 10 meno 5, per cui questo oggetto qua fa 7,1 per 10 meno 5, l'abbiamo calcolato prima. Q in 4. Q in 4 è la radice di 2, quindi è, che roba è, 6 qualcosa. Un po' più avanti. Parecchio più avanti, perché la Q va a 0 enorme, molto velocemente. No, dicevo poco più avanti sulla X. Sulla X, e corrisponde a un drop sulla Y molto alto. Infatti, fa 7,7 per 10 meno 8 questo qui. E quindi è proprio già al di fuori della mia approssimazione, perché io l'ho calcolato con delle formule approssimative. L'upper lower bound questo qui, quindi questo qui sarà preciso fino alla prima cifra decimale. E qua ti sta dicendo di correggerlo alla 10 meno 8, questa è 10 meno 5, quindi alla terza cifra decimale. Ma già la seconda era sbagliata perché l'ho approssimata. Quindi questo è praticamente 7,1 per 10 meno 5, che mi fa vedere che la nearest neighbor approximation corrisponde al bound più stretto riesco a fare, quello in cui considero tutti quanti i segnali.